È stato molto interessante la contaminazione che abbiamo avuto oggi fra diversi attori nel settore dei materiali innovativi. Ovviamente anche gruppi come l'EVMASH sono interessati a sperimentare e trovare soluzioni alternative. Ed è anche molto aperto all'innovazione di questi materiali. Io mi sto occupando anche di una di queste nuove idee innovative e credo che sia legato alla sostenibilità, ma non tanto alla sostenibilità dell'ambiente, che poi di fatto è una conseguenza, ma proprio alla sostenibilità del nostro benessere e quindi della crescita del nostro sistema economico, che un domani potrebbe essere compromessa da una mancanza di materiali idonei. Quindi è stato molto proficuo, abbiamo creato molti contatti e saranno utili nelle prossime settimane.